Comodori, buonasera. Questa è una piccola introduzione. Se vi interessa questo video per vedere quali sono le macro, cioè lo script che in automatico vi rifilla e vi aiuta a fare i meriti, andate al minuto che trovate qua in sovraimpressione scritto, perché a questo minuto io vi spiegherò il riassunto, così non vi dovete vedere tutto il video. Ci vediamo lì. Ciao! Comodori, buongiorno. Allora, oggi sono qua per una richiesta molto particolare. Questo video uscirà all'inizio solo per voi di Squadrone Air One, poi lo rendo pubblico per tutti perché credo che ci siano delle cose che possano fare comodo a tutti. Nemo ha fatto una proposta, Nemo 5002, di provare a arrivare in top 3 in anti-Xeno. Che cosa vuol dire? Vi faccio vedere per quelli di voi che non lo sanno. In gioco ci sono le classifiche. Voi lo vedete questo bello stemmino dopo la 1 o prima della P accanto alla nave, quello scudo d'argento con tre piccoli sidewinder e due stelle? Questo noi ce l'abbiamo perché siamo arrivati, chi di voi è da tempo in squadrone lo sa, secondi in esplorazione. Che vuol dire essere arrivati secondo in esplorazione? Questa è la tab 4. Se andate su squadroni, in questo caso Air One, perché qui dentro sono, abbiamo le leaderboards. Leaderboards significa che ci sono differenti classifiche, vedete, Defense, Combat, CQC, Exploration, Political, Power Play, Trail e poi la Hall of Fame. Hall of Fame vuol dire le classifiche di tutti i tempi. Vedete che abbiamo un argento, quell'argento che è qui centrale proprio perché noi in una stagione siamo arrivati secondi. Non mi ricordo che stagione era, però vedete, si va indietro nel tempo fino alle più vecchie, da quando esiste lo squadrone. Quindi vedete, qua siamo arrivati 1579esimi, 2802 in esplorazione all'inizio, addirittura 8540esimi in combat. Poi però si migliora, 61esimi in Xeno Defense, 32esimi in Xeno Defense, fino, vediamo il top di squadrone, 11esimi in esplorazione. E qui la medaglia, secondi in esplorazione in questa season, che è stato con questo importo un traguardo non da poco. Poi in esplorazione vedete siamo sempre stati abbastanza alti. L'ultima volta, ahimè, col senno di poi mi sono pentito perché gli avrei chiesto di conservarli in questa stagione, siamo arrivati quinti in Xeno Defense. Questo grazie sostanzialmente a due persone, che sono Bombazza con 100 miliardi e Affagammaranna con 50 miliardi. Che so tanti. Se ci avessero avuto ora tutti sti meriti, probabilmente sarebbe facile arrivare in top 3. Perché? Perché in questo momento noi siamo 35esimi, se non mi pare, no, ancora dopo, dove cavolo siamo? Xeno Defense 45esimi, siamo apparentemente messi male. In realtà non è proprio così, perché Nemo ha deciso di prendere, vedete, mancano 14 giorni, 18 ore e 30 minuti alla fine della season. Nemo ha detto: proviamo a farmare più possibile meriti coi targoidi, che sono i Combat Bond, quelli che trovate qua sul pannello Transaction, in questo caso io ho 8 miliardi 261 milioni, eccetera, eccetera, e teniamoli in modo da A, pleggiarci con quella giusta e raddoppiarli, e B, vedere com'è la classifica generale, se riusciamo a salire o meno. Secondo i suoi calcoli adesso dovremmo essere terzi, però qual è il problema? Che non siamo gli unici ad adottare questo metodo, ci sono almeno altri due o tre squadroni che sono lì. Quindi quello che ha chiesto e che vi chiedo anch'io è proprio questo, non tanto il tema di HeroQuest, ma quello di pleggiarvi. Innanzitutto vi faccio vedere con, dov'è, Galactic Powers, la Avenue Duval, credo ce ne sia anche un altro, però ecco, nel mio caso vedete c'è scritto Live Power perché io sono già pleggiato. Vi dovreste, per raddoppiare i bond, pleggiare con lei e fare le consegne che vi faccio vedere in questo video. La stessa roba fatta con i prismatici, però cosa cambia in questo video? Vi farò vedere come farlo in maniera automatica, perché mi ha dato un consiglio a Affagammaranna dicendo che c'è uno script che vi fa le cose da soli. Lo provo e vediamo come va. Quindi abbiamo Nemo, ha messo una timeline che vi faccio vedere, che è questa qua. Abbiamo un documento Google in realtà condiviso, però in questo momento
non ve lo faccio condividere, quindi chiedetelo a me in messaggio privato se volete contribuire, perché vedete qua ci sono i comandanti che stanno contribuendo. Siamo io, Alpha Gamma, FDM Demonix, Kenshiro Katsumi, Mefi, Marco76VR, DarkGLT, Fabietto01, Korat, Goblon, Toki1980, Gruntedoc, Nemo5002, Bombazza e forse Coni, che per ora non ha detto nulla. Questi sono i bond che noi abbiamo adesso, e se tutti riusciamo a pledgearci nei tempi utili, che sono appunto questi, il pledge massimo domenica 1 settembre e meriti, che sono tanti per il tier 5, dopo vi faccio vedere come, entro il 4 settembre. Perché? Perché fatto questo, così l'ultima settimana saremo a tier 5 e potremo raddoppiare questi meriti e quindi raggiungere in linea teorica questo importo qua. Ora, questo importo va tolto il 10%, 12,5%, non lo so di preciso. Però, insomma, vediamo un po', facciamola tutti insieme. Quindi vi farò vedere e vi linko questo, che è l'EDP Powerplay Material Script Macro, che è una macro, anche se fondamentalmente mi spiegava Fagama non è prontamente una macro, che dovete scaricare, però dovete scaricare la versione 1.1. E con questa vi faccio vedere poi in diretta alla fine di questo video come fare per fare il processo automatico di fare i meriti per arrivare al tier 5, in modo che entro giovedì, da giovedì 5 settembre a mercoledì 11 settembre, questo poi lo vediamo insieme, noi possiamo consegnare per salire in classifica. Ora, se siete già pledgiati con qualcun altro, mi raccomando, come lo vedete evidenziato qua in rosso, c'è un cooldown di 12 ore, cioè voi nel momento in cui vi spleggiate avete 12 ore di tempo prima di potervi pledgiare con lei, quindi dato che ci siamo praticamente vi consiglio di farlo subito. Ora, questo ha senso dai 2 miliardi in su, quindi qua in classifica vedo per esempio chi in questa stagione, per questioni personali o perché è in vacanza o perché c'ha da lavorare e non c'è nessun obbligo, come Marco, come Korat, sono sotto i 2 miliardi, anche Grunt, che però ci sta arrivando, non so se ne vale la pena. Ovviamente se si raddoppia tutti, si raddoppia tutti, e quindi quei 650 milioni diventano quanto? 1,2 miliardi. Però ecco, sotto i 2 miliardi rischiate di rimetterci economicamente, quindi vedetela voi. Se però siete sopra i 2 miliardi, a questo punto sì, vi chiederei davvero di pledgeare. Se volete contribuire, siete di Squadron Air One e non vedete il nome in questa lista, scrivete a me e a Nemo, a me o a Nemo, e diteselo. Oh, io ho questi bond, che appunto li potete vedere da, torniamo indietro, pannello 1 Transaction, e sono i bond. Bond by Pilots Federation, che sono quelli che voi accumulate con i Targoidi, che poi per venderli uno deve andare a venderli non nel sistema dove mi trovo ora, ma qui su Combat Bond, vedete, e verranno raddoppiati i miei se faccio le cose per bene. Quindi non vendeteli, però vi fate uno screenshot qua, lo mandate a Nemo, a me, dicendo io questo al momento, che si fa? Noi vi aggiungiamo e vi diamo l'accesso al documento in modo che potete anche voi aggiornarli in tempo reale. Ora, come politica di squadrone, niente obbligatorio, fatelo se vi diverte, se ne avete voglia. Ovviamente sarebbe bello, perché se arriviamo terzi, ci abbiamo uno stesso logo, come vedete questo qui argentato perché era il secondo posto, sarebbe di bronzo con 3 stelle, con il targoidino dentro, che non sarebbe niente affatto male. Quindi tentar non nuoce, la mia richiesta, non lo faccio tanto spesso, è proprio questa, quella: se volete contribuire, adesso è il momento. Sono gli ultimi 3 giorni, oggi è il 28 di agosto, il video lo vedrete o oggi o domani 29, quindi agosto ne ha 31, sono pochi giorni per pledgiarsi e farmare il più possibile. Se lo volete fare, tutte le indicazioni le trovate nel server testuale Discord PMM, dove in antixino segneremo se fare le spire, se fare delle combat zone, ma ogni singolo targoid ammazzato in qualsiasi scenario va bene per i bond, e ogni piccolo contributo. Ora, noi in squadrone siamo tantissimi, perché siamo al momento 262, di questi immagino ci sarà un 10% attivo, non di più, però se tutti fanno un qualcosa vedrete che dal 45esimo posto saliremo, e non poco. Quindi la mia richiesta, se ne avete voglia e volete contribuire, aiutateci. Ora interrompo il video, perché quello che voglio fare è andare laddove si fanno i meriti. E come lo trovo? Beh, semplicissimo, basta andare sul Galactic Powers, quella con cui io sono già pledgiato, vedete c'è il simbolino, e andare a vedere View Power on Map, e lui mi dice dov'è lei, in questo caso a Kamadenu,
ho la nave da jump, quindi vado laggiù a Camademo, dove ho già un cutter, nel mio caso, con un bel po' di cargo, perché quello che vi servirà per fare sti benedetti meriti è una nave grande con il cargo. Quindi se volete contribuire, ma siete abbastanza nuovi nel gioco, non avete una nave grande, avete poche centinaia di milioni, non state a impazzire coi meriti, però continuate e diteci il vostro nome in modo che noi ne terremo conto. Ogni singolo credito lo consideriamo. Quindi vi chiedo cortesemente di mandarmi un messaggio privato su il Discord, o addirittura di scrivermi su YouTube, tanto questo video io lo rendo privato all'inizio, non lo vedrà nessuno fino all'11 settembre, lo vedrete solo voi di squadrone. Quindi vi chiedo la cortesia davvero di non condividerlo, perché ci sono anche altri squadroni italiani che, per carità, se arrivano anche loro davanti a me fa piacere, perché soprattutto essendo 12 anni che vivo all'estero, a me fa piacere fare gruppo con gli altri italiani. Quanti ne conosco qui a Berlino? Chiedete se conoscono Airone, se conoscete qualche italiano a Berlino, e bene o male ci saremo incontrati. Mi fa piacere fare gruppo, però dato che ci vuole un po' di strategia e tattica, chiedo la cortesia fino all'11 settembre, che bella data, che belli ricordi, e lasciamo stare, di tenerlo per voi questo video. Poi lo pubblicherò, perché magari soprattutto lo script può essere utile a tutti, perché in quella maniera voi fate i meriti in maniera velocissima, perché ve lo fa la macro, quindi è un po' quasi una cheat. Ecco, però vi chiedo di andare a farlo nei sistemi al 100%, in modo da non andare a inficiare troppo chi fa BGS, chi fa power play, perché in questa maniera ovviamente se uno squadrone in massa fa questa operazione si vanno a rafforzare i sistemi, dove se c'è qualcuno che fa BGS e sta facendo strategie potremmo rompergli i coglioni. Quindi questo non è mia intenzione farlo, però per tutte le volte che voleste sbloccare un potere in particolare, per sbloccarvi un tipo di arma o un tipo di scudi, l'avevo fatto con i prismatici della puffetta, beh, questo macro e questo script vi risulterà utilissimo, anche se questo video lo vedrete più avanti nel tempo. Quindi adesso mi termino, proprio faccio CTRL ALT CANCH, taglio il video e lo rimetto quando arrivo al sistema, in modo da farvi vedere innanzitutto con che nave sono io, ma poi soprattutto come funziona il programmino. Ci vediamo fra un applauso. Eccomi a Shajin Market, che è appunto il luogo dove dobbiamo fare i meriti per la vecchiarda, in contrapposizione con la giovine puffetta. Quindi qua, come vedo, non ho navi. Perché non ho navi? Che dovevo avere il mio cutter, ho sbagliato base. Fammi vedere dove sono i miei due cat. Porca puttana, faccio video non torna mai un cazzo. Questo è quello di Cleavab e lo tengo lì per Sirvecchio, Palletta, Vale Space. Ma ne dovrei avere un altro di catteroni. Vediamo dove sta. Eccolo qui. 36 minuti Polevik Tanner Settlement. Che cacchio c'è laggiù? Allora, innanzitutto vediamo se siamo sul sistema giusto. L'Avenue Legion dovrebbe essere quello giusto, lo scopriamo andando su Power Contact. Qui vedete c'è la possibilità di fare questo, no, mentre Fortify o Prepare. Quello che bisogna fare, e ringrazio Kenshiro Kasumi, anche se l'avevo già fatto, gli ho chiesto aiuto, mi ha fatto una guida praticamente step by step fotografica su Discord. Allora, dopo che vi siete pledgiati con lei, ve lo faccio rivedere, per pledgiarsi con lei si fa da qualsiasi parte di mondo vi trovate, andando nel pannello 4, Galactic Powers, scegliete la Avenue Duval e da qui fate Pledge Power, dove io adesso ho Leaf Power. Una volta che vi siete pledgiati con lei, quello che c'è da fare è spostarsi sulla scheda Control. La scheda Control, eccola qui, è 1, 2, 3, 4, è la quinta scheda. Una volta che siete sulla scheda Control, si guarda qual è il sistema più vicino al quartier generale della Milfona, così chiamata da Kenshiro, ma da tutti noi. E in questo caso lui dice ha scelto il primo, quindi il primo, Guatiti, che mi sa che lì dovevo averlo, è quello che si trova, se non sbaglio, già al 100%, Trigger Reach, quindi non si va a smadonnare più di tanto, a far smadonnare quelli che stanno facendo power play. E quindi, fatto questo, si va al quartier generale. Quartier generale, in questo caso fatemi fare lo zoom, è
Kamadenu, che è esattamente dove mi trovo io in questo momento, quindi avevo azzeccato. E una volta al quartier generale, leggo le parole testuali di Kenshiro, che ti ringrazio tantissimo, si deve andare dal Power Contact, mentre leggo lo faccio, si va dal Power Contact, quindi andiamo su Starport Services, Contact, Power Contact, e comprare i meriti dove è scritto Fortify. Nel mio caso la seconda scelta, anche nel mio, perché la prima scelta, vedete, è Collect Lavigny Corruption Reports, Collect Lavigny Garrison Supply, e sotto questo Collect Lavigny Garrison Supplies c'è scritto Fortify for Avigny Duval, quindi non è molto chiaro, è fatto sempre un po' a cazzo, almeno per quello che riguarda la mie capacità limitate di comprensione. Però sì, andiamo nel secondo e vedete, me ne fa prendere, ok, in questo caso 8 su 10, perché sono su un Diamondback Explorer, quindi intanto facciamoci arrivare il catterone o qualsiasi nave che avete che abbia un cargo grande. Il Type 8 va benissimo, un Python va bene, un'anaconda, un beluga, fate vobis, la nave che c'ha il cargo maggiore vi conviene farvela mandare qua. Io mi faccio arrivare il bel catterone, che non è quello che eravate ma è l'altro, che davvero non so perché l'avevo portato qua. Costa 5 milioni e 7 solo farlo venire, però dovrebbe essere lui. I accentata per vedere, perché c'ho le armi, non lo so, quello che conta è nei optional internal che sia tutto cargo, e questo è tutto cargo, eccetto che sono un faticone, ho messo un super cruise assist, un advanced docking computer, poi due hull module, tanto quelli sono i militari, e quindi nulla, lo faccio venire qua. Ora, stando attenti a non far cagate tipo vendere navi, che vedi, te clicchi qua, se remote shift confirmation yes, così ho venduto un crate 9 giorni fa e ho aperto un ticket e la Frontier ancora non mi ha risposto. Perché? Perché mi ero spostato facendo ste cose con questa luce in faccia, tra l'altro qui, basta fare questo e vi sputtanate le navi, perché se io clicco su transfer lui mi chiede comunque la conferma, se io clicco su sell c'è la stessa finestra di conferma, quindi basta che vi distraete un attimo e non vi rendete conto che c'è un sell remote ship e potete vendere navi, non fatelo. Comunque, questo transfer ship for CS confirm, fra 36 minuti la nave arriva qua. Quindi mentre c'è questo lag di tempo, prima di andare avanti cerchiamo di capire insieme come andare a scaricare questo macro che ci aiuta. Allora, prima cosa ci dice che stato testato e funzionava, lo testo io in diretta per voi, quindi loops through purchasing some other options until stopped by the user. Currently, if you need to purchase different amounts of material, different material, manual editing of the script is required. Ok, allora siate sicuri che AutoKey è installato. AutoKey è questo software qua. Dopo che avete scaricato la versione 1.1, installatela. Come si fa? Andiamo a vedere quello che ho scaricato, riscarichiamolo, tanto è un file di pochi K. Apriamo la finestrella. Io spero che ci sia su schermo tutto quello che vi sto raccontando. Sì, c'è su schermo. Come vedete, Windows funziona benissimo. Addirittura la finestra di Esplora risorse si blocca, perché quando faccio i video funziona sempre tutto alla perfezione. Eccolo qua, potete vedervi i cazzi miei e tutto quello che ho scaricato nei tempi recenti. E quindi questo, vedete, ho fatto vari setup. Apriamo l'ultimo, un doppio clic, e noi ci dobbiamo fidare, come ho sempre fatto, di... Ok, allora, Express Installation, Custom Installation, vediamo... No, no, facciamo Express Installation, che non ho la minima idea di quello che sto facendo. Per la versione 1.1.3.7.0.2 che diceva che dovrebbe funzionare, quindi lo installo. Installation complete. Vediamoci il tutorial. Oh, madonna. Cioè, no, 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 io non so nulla di informatica, quindi... non mi va tanto di imparare, però sta a voi se siete curiosi, bravi, se vi chiamate Fabietto o Affagamma o Mefi, questa per voi è roba di base, ma se vi chiamate Filairone questi sono geroglifici, quindi il tutorial lo chiudiamo e proviamo da bravo celebro reso
reso, sono un celebro reso, perché mi rendo il cervello a chi me l'ha dato, a farlo funzionare. Quindi, per farlo funzionare, dovete andare a ricordarvi la cartella dove l'avete installato. Nel mio caso vedete questo PC, disco locale, program data, Microsoft Windows, start menu, programs, out of key. Semplicemente cosa ho fatto, visto che non me lo ricordavo ovviamente perché non l'avevo guardato, ho aperto Windows, ho visto che qui c'era out of key, tasto destro, altro, apri percorso file. Quindi una volta che avete il posto dove l'auto hotkey, in questo caso tra l'altro è un collegamento, vediamo dove porta il collegamento, quindi eccoci qua, C program files out of key X, quindi questo è il percorso reale, ma dato che qui comunque c'ho il link, cliccate due volte su out of key e vi aprirà il programma che vi dice getting started. Non c'è nulla, lui semplicemente regge gli script, quindi io lo chiudo. E che devo fare? Andarmi a scaricare la pagina di GitHub che vi ho linkato. Quindi andiamo su code, download zip, e una volta che avete scaricato lo zip, voi lo deszippate, estrai file, ok, e lui ci creerà una bella cartella di PowerPlay in fondo alla nostra directory. Almeno un tempo era così, adesso non lo è più. Quanta bella roba che c'ho. No, l'hai estratto i file 7-zip, estrai file. Ok. No, per tutti. Non è questo. No, funziona un cazzo, puttana. Ma tutte le volte faccio i tutorial, subentrano degli errori e poi non ci vedo perché sono vecchio e non ci leggo e c'ho la luce sparata in faccia che a voi non sembra, ma vi assicuro è molto forte. Oh, ma dove cazzo è? L'ho appena scaricato. Enigma font, eternal font, iGIF, error, glitch. C'ho di tutto in questa cartella. Come cazzo si chiama? Dai, PowerPlay Material Script Master, eccolo qua. C'ha lo stesso nome comunque. Entro dentro e che c'è qua? Readme file, leggiamoci il file e vediamo che cacchio ci dice. Autokey script design to automate clicking through purchases. PowerPlay materials and LA danger is great if you like to have the carpal tunnel or general boredom. Well, insomma ci dice che questo serve a fare quello che vi ho detto che serve a fare. Versioni 1.0, install public release. Ok, tested again, display autokey Windows 10. Ok, loops through purchasing X material. No. Currently, if you need to put a different kind of material, different manual, the text editor, ok. Usa censura autokey is installed on your PC. Ok, sono qui a leggere. Se vedessi la freccetta del mouse, saprei dove sono. Freccetta del mouse, eccola qui. Quindi, punto 1. Autokey è installato? Sì. Altrimenti, ve lo scaricate da qua. Punto 2. Scaricate lo script da qualche parte, che è quello che ho appena fatto. E you should be able to run it just by double click it. Vediamo se si può fare solo con il doppio clic, perché deve essere questo. Vediamo, doppio clic, ho appena installato un virus sul computer che mi ruberà l'identità e farà cose maligne. Speriamo di no. In teoria dovrebbe essere andato. Dice lo script non farà nulla fino a che non lo triggerate. Andate da Elite Dangerous e parcheggiate alla stazione dove potete comprare i materiali. Ora è il momento giusto per avere le frecce e lo spazio mappato su Elite per navigare attraverso i menu e attivare i bottoni dei menu. E quindi cosa facciamo? Torniamo su in game, andiamo su ESC, option, controls, general controls, e vediamo se davvero sull'interfaccia abbiamo le frecce per andare su, giù, sinistra, destra e spazio per selezionare. Se avete questo già selezionato va tutto bene, non dovrete fare nient'altro. Quindi torniamo in game, resume, siamo in game, yes, quindi ho controllato che funzioni tutto. Che cazzo stavo guardando questo? Ora will do no map, then so navigate through menus and activate menu buttons. Sì. This can be found in game option control interface mode, quello che ho appena fatto. The band in question are UI panel up, down, left, right, and select, and should look similar to this. It doesn't matter if they are left or right column as long as they're present.
Ok, e poi screenshot. C'è uno screenshot. Vediamo lo screenshot a questo punto. Facciamo le cose per bene. Lo screenshot, se non sbaglio, è qui. È quello che vi ho fatto vedere. Su, giù, sinistra, destra, spazio. Perfetto, perché qui poi ho il mio HOTAS. Quindi ritorniamo nella cartellina. Rimpiccioliamo. Numero 4. Ora va bene che tu non hai alt A o virgola mappati per fare qualcos'altro che può interferire col menu. Ora, io spero di no, però lo proviamo. Non dovrei aver mappato alt A e virgola con nessun altro. Virgola non ne sono così sicuro, però vediamo. Go to your PowerPlay contact and go to the menu screen where you have the option to buy the three PowerPlay material types. Quindi, andiamo qui. Andiamo su contact, andiamo su power contact. Sono uno, due e il terzo, che non è spendibile qua. Andiamo sul secondo, che è quello del Fortify, credo. E keep the very top option highlighted, don't over select something else, otherwise the macro won't write. Press Alt A to begin the macro. It will begin filling your cargo hold and purchasing the desired material. Press and hold comma to stop the macro. The script will not stop immediately. This is normal. Keep holding comma until the last material cycle is complete. Ok, quindi vediamo. In teoria, stando qua sopra premendo Alt A, ho fatto partire lo script. No, era Alt A. Vedete com'è fare le cose in diretta. Alt A. Attenzione, sta succedendo. Ah, sta andando lo script, porca vacca. E allora tengo premuta la virgola. Quale cazzo è la virgola sulla tastiera? Perché lui sta facendo qualcosa. Però ho spostato le finestre, quindi per interromperlo, eccola la virgola. Tengo premuto la virgola. E lo script in questo momento deve essere fermo. Per capire se è fermo o meno, ritorniamo su block notice e vediamo se fa qualche cagata qui. No, non fa più nulla. Quindi ritorno qua. Ritorno qua sopra. E Alt A. Lasciamogli del tempo. Ora, qui c'è un cargo di 8, quindi questa cosa andrebbe fatta con un cargo un po' più grande. Però vediamo se ho capito male e dovevo cliccare la prima volta lì sopra, perché ora, come vedete, lui si sta muovendo a cazzo di cane e non sta facendo niente che mi ritorni utile. E quindi, ancora una volta, con il dito voi potete stuzzicarvi o premere tenendo premuta la virgola per fare cessare lo script. Ora che lo script dovrebbe aver cessato la sua attività, ci ritorniamo su collect, clicchiamo. Eh no, però questo lui lo deve fare da solo. Allora, facciamo una cosa, interrompo il video che, come sempre, è confusionario e completamente inefficiente, ma chi se ne frega, e lo riattivo nel momento in cui è arrivata l'altra nave, sperando che con l'altra nave le cose funzionino. Però già lo script vediamo che funziona. A frappè. Se c'è una cosa che avrei dovuto imparare e che non ho ancora imparato è a leggere, semplicemente leggere, perché molto spesso uno si fa prendere la fretta. Che c'è scritto qui? Ecco, facciamo saltare tutto. Dov'era? L'ho perso. Qui, numero 5. Andate al PowerPlay contact and go to the menu screen where you have the option to buy the three PowerPlay material types. Keep the very top option highlighted, don't over select something else, otherwise the macro won't work right. È quello che io non ho fatto. Quindi ritorniamo qua, ritorniamo sul nostro contatto, ritorniamo sul power contact e non andate, come vi ho appena detto erroneamente, qua, ma la prima selezione, che sia questa o questa non lo so, provo con questa. Alt A. Attenzione, funziona. Ora, in questo caso ne ho solo 8. Vedete, lui va avanti e prova a comprare all'infinito. In questo caso io avevo 8 di spazio, lui 8 di spazio ha preso. Quindi adesso va in ciampanelle. E allora io tengo
con il dito premuto la virgola e aspetto che arrivi la benedetta nave. Dopodiché tengo premuta la virgola e aspetto, perché ha detto non si stoppa immediatamente, quindi va bene. Ora dovrebbe aver finito il ciclo. Back, back, back. E vediamo quando arriva la nave. Nel frattempo finisco di leggere, perché leggere è importante. Abbiamo imparato a leggere, leggiamo tutto. Numero 6. Press Alt A to begin the macro. It will begin filling your cargo hold and purchasing the desired material. Press and hold comma to stop the macro. The script will not stop immediately. This is normal. Keep holding comma until the last material cycle is complete. Note, the macro can be started and stopped at will using the above keys. You don't need to kill and restart the script entirely every time you want to use it. Niente, quindi è semplicissimo. In realtà io l'ho fatta complicata, ma bastava leggere. Avete visto, vi linko tutto dove andare. E ora vediamo, appena arriva il bel cutterone, se funziona davvero, quanto tempo ci mette e dove bisogna andare a venderle queste cose, se ancora funziona oppure no. Questo è quello di Eravate. Quindi l'altro arriva a 19 minuti, ci vediamo fra 19 minuti e 33 secondi. Ah, rieccoci. Allora, la nave dovrebbe essere arrivata. Sì, mi è arrivato il messaggio. Come si fa? Shipyard. Qui sensor ship? No. Perché sta ovunque questo pulsante per vendere le navi? Chi è che vende le navi? Maremma frontiera. Use the ship. Siamo sul cutter e a questo punto proviamo davvero, visto che di cargo ne abbiamo un bel po', ne abbiamo 8 su 784 che ne possiamo avere. Andiamo su contact, andiamo su power contact, posizioniamo, attenzione, no, non mi ha preso, oddio, cosa mi ha preso? Mi ha preso 8, vedete? Di questi cazzo di... Oh, quindi ho sbagliato, non dovevo metterlo qua, ma dovevo metterlo qua. La prima delle tre. 1, 2 e 3. E questo è il quarto. Ah, vediamo, perché questo... Come faccio? Li butto via? Bah, per ora li tengo. Vediamo di prendere quelli giusti. Quindi entriamo, power contact. Non mi metto più sul primo in alto quassù, ma mi metto sul secondo. E speriamo lo compri. Alt A. È andato sul terzo. E quindi era quello sbagliato. Teniamo premuta la virgola. Però mi deve prendere quelli per fare fortify, che mi dice 0 su 10, vedete? Mentre se vado sopra mi dà 8 su 10 di questi colletta a venire pors. Forse non era finito lo script. Riproviamo. Allora andiamo qui sopra. Alt A. Non funziona un cazzo. E qualcuno è entrato su Discord. Eccoci, allora è arrivata la nave. Ho appena fatto la prova dimenticandomi di premere il tasto record e la prova ovviamente ha funzionato. Ora che sto registrando, sa, prova. Non vedo l'audio, perché non vedo più l'audio? Perché non mi funziona mai un cazzo quando voglio registrare tutto quanto. Sì. Sa, la mia voce c'è, ok. Vediamo se mi funziona lo stesso lo strip. Lo script l'ho bloccato, perché se no inizia a cliccare a destra e a sinistra, perché avendo due monitor cliccate su Discord, lo script sta ancora andando, inizia a farvi di tutto, non fatelo. Quindi, quando siete sicuri di aver cliccato qui, sulla finestra giusta, andate su Contact, andate su Power Contact, vi sistemate. Con le frecce, facciamo proprio le frecce, su quello in alto, Full System Statistic, premete Alt A e state fermi. Vedete che sta andando sul secondo? Io non sto facendo nulla. Quindi al posto di premere, visto che sono 10 alla volta per 784 volte, voi lo lasciate fare, vi mettete a guardare e... Ah,
Ci possiamo rilassare mentre lo script, le mie mani sono alte, non so chi mi sa dire. Quel vinile là, 1000 punti. Perché non è... Oddio, no, il titolo in realtà si vede. Però bei tempi andati. E vediamo. Sta comprando quelli giusti, io continuo a guardare che sono quelli per il Fortify. Sì. Che sono i supply, dovrebbero essere questi giusti. Sì, anche perché la scrittina, vedete, quella che arriva non ora ma appena ne ha comprati 10. Leggo Fortify, in alto a destra c'è scritto, anche se va velocissimo. Velocissimo per i miei standard, perché Affa mi ha detto no, apri il block notice e cambia i parametri. Lo potete fare se avete un minimo, quello che non ho io, di competenza informatica per quanto riguarda la programmazione. Potete tranquillamente aprire anche tramite block notice questo script e cambiare i parametri. In realtà lo potrei fare anch'io, ma mi fa fatica, quindi accontentatevi che vi fa vedere sta roba qua. A fine video farò un riassuntino, così metto un cappello al video dove dirò: se vi interessa solo l'utilizzo del software, andate a questo minuto. Quindi vediamo che siamo, vedete, a 158. Vi assicuro, farlo a mano sembra una cagata, ma è palloso, perché poi cliccate dalla parte sbagliata e diventa un incubo. Voi lo fate andare fino a che vedete che siete pieni. In questo caso, sto spendendo, sono 100.000 ogni volta che sono 10 in più. Quindi vi ripeto, se siete newbie, se siete sotto i 2 miliardi di crediti, non sentitevi in dovere di fare tutto sto sbattimento, perché sono soldi, perché se fate il calcolo voi, 100.000 ogni volta che fate sta roba, e la dovete fare un po' di volte. Ora vi dirò anche quante per arrivare al tier 5. Questa è la prima che faccio, perché ero già pledgeato, ma erano mesi che non facevo nulla, quindi vediamo quante ne serve. Il mio cargo in questo caso è di 784, anche se 8 avevo posizionato male il cursore, credo che siano corruption report, ma non ne sono sicuro, quindi questo lo lasciamo fare. A questo punto, al posto di continuare a chiacchierare, potrei farlo indistintamente senza pause fino a raggiungere 784. Io accelero il video da a Eccomi qua, mentre sta finendo di farlo, prima ho fatto casino perché per un attimo ho cliccato su un'altra finestra. Non fatelo mai, perché? Perché è uno script, quindi lui continua ad andare avanti fino a che voi non lo fermate. Quindi se cliccate, come nel mio caso, su OBS, lui va su e giù e clicca a cazzo di cane su ogni finestra che c'è. Quindi ricordatevi, quando arriva alla fine, vediamo, perché ci siamo quasi, siamo a 768, vi ripeto, non lo sto facendo io, le mie mani sono libere, non è una editing incrociato. Aspettiamo e vediamo cosa fa quando siamo pieni. Ora siamo pieni, per esempio, lui conferma. Ma ce n'è ancora 4? No, vedi? Però lui continua. Quindi cosa si fa? Si tiene premuta la virgola, perché lui sta continuando a fare avanti e indietro come se stesse ancora caricando. Tengo premuta la vittima. Perché il mio cervello fa questi scherzi? È grave? Secondo voi devo curarmi? Tengo premuta la virgola, dopodiché, dopo che ho fatto passare un po' di tempo e vedo che non accade più nulla sullo schermo, sposto il ditino e a questo punto che fare? Torno indietro, andiamo a vedere il nostro cargo, che è pieno di supplies, quindi sono quelle giuste, e ci richiamo dove abbiamo detto prima. Quindi, ricapitolando, vediamo perché non me lo ricordo, torniamo su Power Play, no, Galactic Power, Savigny Duval, Control, Fortify, quindi è su Control, Guatiti, clicchiamo,
e dice 45, che è già al 100%, quindi non rompiamo i coglioni a nessuno. Andiamo su View on Map, ci andiamo col mouse perché sono stordito e non ci riesco, che è vicinissimo, teniamo premuto a un salto e sperando che vada tutto bene, ma col cutter toccando ferro dovrebbe andare tutto bene, perché in caso busto molto lontano velocemente se qualcuno volesse interdirmi, andiamo a vendere questi, sta roba se raccattava non so neanche che è, perché non l'ho mai fatto i power play, nemmeno a BGS, infatti come squadrone non abbiamo neanche una casa, e adesso è tardi perché non si può più avere, avrei dovuto svegliarmi prima, però si sa, è la fiera dello stordito. Andiamo a sbattere, giuro non sono io il pilota automatico, vediamo se sbatte o se... Guarda quanti cazzo di puntini verdi ci sono, quanta gente c'è! Eppure dovrei essere in private server o in filairone, non lo so. Ora andiamo a sbattere contro questa navicella verde davanti a noi, speriamo di no. No, per fortuna. Mettiamo in target map il sistema. Che si trova un solo salto da noi. Potrei anche togliere la musichetta di HeroQuest, che forse ha anche decisamente rotto i coglioni, no? Me lo confermate, perché l'ho fatto, non lo so, ogni tanto mi pigliano si scribizzi. Era HeroQuest, l'autore è Barry Leitch, si tratta dell'Amiga 500. Quindi chiuso, basta, fine, basta, a posto così. Grazie lo stesso, ci sei piaciuto. Quindi adesso rimettiamo la musica in game, che quando fai l'esplorazione è una rottura di cazzo, però vabbè, in altri scenari è bella. E zompiamo su Guaiti, magari senza i hardpoint aperti. Zompiamo laggiù. A Guaiti. Vi ripeto, per ora il nostro ranking col Galactic Power è basso, perché non ho fatto neanche una consegna. Per quello è necessario pledgiarsi abbastanza presto. Ok. Immagino ci sia solo... Tira la musica del gioco. Messier, non lo so. Port. E nel frattempo, visto che mi piace avere le informazioni sulle stazioni ove mi reco, io riapro innanzitutto quello che non ho aperto prima, che è ED Market Connector, che va sempre tenuto aperto, non ce lo dimentichiamo, sperando non ci sia i soliti aggiornamenti suoi. Eccolo lì, ce l'ho on screen, quindi dato che vedete lo schermo lo potete vedere. E il sempre lodato Copilot. Starting the ED Copilot main process. Please stand by. Per farvi vedere the ED Copilot process is starting. Clicco qua. Cioè, perché adesso c'è Elite. Initializing the Copilot module. It will be fully operational shortly, Mamma Mia. Ok, così avete anche il Copilot piccolino lì sotto. All systems are fully operational. Let's go find us some shit weasels and totally fuck up their day. Ok, allora mentre... Vabbè, quanto c'è l'autodoc? We are in Guthiti. Guthamaya, Papa, Hotel, Juliet. We are aboard Philippe, your Imperial Cutter. The maximum jump range for this ship is 32.09 light years. Designated pad number 02. Stand by for automated docking procedure. Posso lasciare tutto, perfetto così. Ora Copilot dovrebbe essere sopra Elite, quindi lo mettiamo qua. Ok, intanto perdiamo di pochissimo qualche piccola informazione. Anzi, non perdiamo proprio nulla.
Ok, quindi facciamoci. Allora, mentre lui fa l'autodock, vediamo a che livello siamo col Galactic Power, che dovremmo essere, come vi dicevo prima, a 0, tier 0. Quindi, dove si vede? Rating? Sì, vedete, io sono rating 1. Per arrivare a raddoppiare i bound, quindi 100% increase on bounty payout, bisogna arrivare a rating 5. Per farlo bisogna sbloccare 50.000 meriti. Ora, fra una settimana e l'altra, i meriti oltretutto si dimezzano e è necessario farlo una settimana prima, perché se io ora raggiungo i 10.000 meriti, fino a giovedì, che è domani, me lo sbatto sugli Zebedei, dato che alla fine della stagione ci sono ancora, se non sbaglio, 2 settimane. Abbiamo una settimana per farlo, entro il prossimo giovedì, che è il primo di settembre, per essere comodi, va fatto per forza. Ora siamo qui, andiamo su Starport Services, vediamo se è quella giusta perché mi incasino sempre, altre volte incasinavo. Andiamo su Contact, Power Contact, e qui dovremo essere capaci di vendergli Deliver Lavigny Garrison Supply, sono 784. E quindi tutto a destra, in questo caso, dai, ce la possiamo fare anche col nostro pollicione di andare tutto a destra. Com'è funzionale questo gioco, eh? Andiamo tutto a destra, teniamo premuto a destra, con il pollice teniamo premuto a destra, andiamo tutto a destra. Ma Dio mio, che palle, ma un'accelerazione, no? Quando poi cancelli un messaggio, stai scrivendo un SMS, un WhatsApp, inizia a cancellare, tieni premuto, dopo un secondo ti cancella 24 milioni di parole. Qui no, qui invece va alla stessa velocità. Lasciamo stare le polemiche inutili e poco comprensibili e clicchiamo su Confirm. Quindi abbiamo portato 784 meriti, abbiamo speso 100.000 crediti per ogni 10 meriti, ne abbiamo guadagnati 78.000. Capite anche voi come si va in rosso. Ora, per capire di quanto si va in rosso e farvi capire, vediamo quanti soldi ho. Adesso sono a 54 miliardi 511 milioni, me lo devo scrivere per forza, così poi vediamo quanto davvero si spende a fare una roba del genere. Ora, il Redmi Text non mi interessa più, mi scrivo quanto ho adesso, così vediamo quanto si spende a fare questa operazione, perché la faccio un'altra volta, poi faccio un recap del video e faccio il riassuntino per chi non ha voglia di vedersi tutte le mie pippe mentali. 54.511.979.112, che sono, me lo confermate, i soldi che ho adesso. Quindi adesso torniamo indietro, rinse and repeat. Bombasa is online. Bombasa is online. Ciao Bombasa. Torniamo a Kathmandu, qua giù come si chiama. E Setting course for rifacciamo la stessa cosa. Quindi, a System is just questo one punto, direi che ve l'ho fatto vedere. Che detto così, suona un po' male, YouTube mi nerferà il video e anche Nemo 5002, non ve lo faccio rivedere perché Paganini non ripete. Taglio il video e vediamo quando siamo lì come funzionano le cose. Ci vediamo fra poco, vediamo quanto si spende nel fare queste operazioni. A fra pochissimo. Perfetto, come si fa a fare la macro? Innanzitutto dovete andare a scaricarvi, vi metto i link in descrizione. Prima cosa, questo auto of key che trovate a questo indirizzo qua, HTTPS, ve lo scrivo dopo. Qui andate su download e vi scaricate la vecchia versione 1.1. Dopo che avete scaricato questo, dovete recarvi qua nel GitHub, dove c'è lo script che appunto utilizzeremo con quel software. Cliccate su code e poi andate su download zip, lo dezippate, cioè lo decomprimete, e a quel punto è molto semplice. L'auto key dovrebbe partire da solo, altrimenti fate doppio clic dove l'avete installato. Nel mio caso, vedete, la cartella è quella classica, l'ho tenuta di default, C program fly auto key auto hotkey exe. Date l'avvio di questo exe e non succederà nulla. Perché? Perché quello che dovete fare è decomprimere, vi ho detto, l'altra cartella dove sta lo script, che è qui, e
qui fate doppio clic su ED Power Play. Non succederà nulla, non vi preoccupate. Perché? Perché una volta che avete fatto queste due operazioni, sono tutte e due linkate in basso, dovete recarvi alla stazione dove volete fare i meriti, entrate, vi consiglio ovviamente una grossa nave da cargo e di andare a fare questa operazione in un sistema che è già fortificato al 100% in modo da non fare scardinare la BGS, questo è importante. Andate su Contact, andate su Power Contact che è il vostro, controllate di avere il cargo pieno, in questo caso 784, scusate, il cargo vuoto, posizionate, vedete, il cursore qua sopra. Ah, molto importante, mi sono dimenticato che i comandi funzionino, come siete sicuri? Qua dovete fare in modo che ci sia, non me lo zooma? Zoomolo, eccolo qua, ESC, Control, Option, questi sono fondamentali, freccia su, freccia giù, freccia sinistra, freccia destra, spazio. Se avete queste quattro, non avete bindato Alt A o la virgola su altro, tutto dovrebbe funzionare. Infatti quando siamo qua sopra ci riposizioniamo, e mi raccomando poi non cambiate finestra perché se no lo script si incasina, ci posizioniamo sopra Full System Statistic e guardate quello che si deve fare quando siete lì sopra è Alt A. A questo punto lui fa tutto da solo, vedete, compra i primi 4 che sono gratuiti, gli dà la conferma, Fortify è quello giusto, e va avanti, in questo caso me ne compra 10 pagandoli 100.000 botta. Quindi adesso vediamo anche per curiosità quanto si spende, quanto costa fare questa operazione. Nel mio caso con 784 di cargo parecchio, però vedete lo script funziona, vi fa in automatico il next quota. Ora taglio il video, vi farò vedere dove andare a venderli. A fra pochissimo. Ok, ci siamo quasi, siamo a 704, sta andando avanti. E ricordatevi una cosa fondamentale, non spostate neanche il mouse se avete due finestre, perché che cos'è una macro? Qualcuno che preme i pulsanti. Quindi se voi spostate, io volevo andare un attimo su Discord, sull'altro schermo, ho spostato, ha iniziato a incasinare tutto. Quindi, nine, lasciatelo finire lo script. Quando è finito, tenete il dito premuto su la virgola, in modo che lo script finisca il suo ciclo e si interrompa. Ok, fino ad allora non toccate nulla. Siamo a 7.44, mancano altri 400.000 e 4 run. Sembra una cosa stupida, ma io lo posso fare anche a mano, dato che va fatto molto spesso il viaggio, perché per arrivare al tier 5 servono 10.000 unità, ne ho portate 784 con un viaggio. Capite anche voi che i viaggi sono tanti e vi viene il tunnel carpale davvero alla mano. Quindi dove si va e cosa si fa? Non mi ricordo se ora nel riassunto vi ho fatto vedere, ma ripetita Juvent, vi faccio vedere quello che c'è da fare. 83, 84, finito. Conferma, perfetto. La voce ci dice che siamo pieni, il cargo è pieno. Tengo premuta la virgola. Lui finisce comunque il suo ciclo. Quindi aspettiamo, tanto non c'è problema. Vi ripeto, non mi ricordo, quindi chiedo venia se ve l'ho già detto, ma ve lo ripeto, come si fa a pledgearsi. Primo, si va qui, pannello 4, Galactic Power, si sceglie per chi pledgearsi. Se volete per esempio i prismatici dovete venire qui e fare, in questo caso io sono pledgeato con qualcun altro. Defect vuol dire che lascio il pledge che ho adesso, devo aspettare 12 ore e dopo 12 ore posso pledgearmi per con qualcun altro. Una volta che con quella con cui sono pledgeato ora è lei, siamo pledgeati con loro, dobbiamo andare su Control, che è questo, e vedere quale sistema fortificare. In questo caso il più vicino è Guatiti, che è già al 100%, quindi non andiamo a inficiare il power play. E allora io posso fare qua view on map, mi fa vedere la distanza di dov'è questo Guatiti, dove sono già stato, lo seleziono e vado lì a portare tutti questi materiali che ho appena immagazzinato nel mio inventario. Fatto ciò, voi piano piano salite di tier fino ad arrivare al tier che vi interessa la settimana successiva. Quindi è importante, perché ogni settimana lui vi dimezza tra l'altro i meriti. Quindi è necessario farlo una settimana prima, se volete, che ne so, come in questo caso, raddoppiare la vendita dei Combat Bond. Quindi il giovedì, entro
il mercoledì, dovete fare tutta sta roba in modo che poi dal giovedì che scatta il ciclo successivo, voi potete, siete già alti, le pagate un po' meno e potete vendere, insomma, sono stanco. Spero che mi abbiate capito. Lo script funziona così. Chiudete pure qua il video. Mentre per voi che l'avete visto dall'inizio il video, torniamo a vedere quanto ho speso, perché adesso l'avevo scritto sul block notice. Questo era l'importo che avevo prima. Mentre adesso io ho 54 miliardi 500. Mettiamo col puntino, facciamo gli autistici come sono un po'. 504.078.615. Quindi il risultato finale, lo faccio con la calcolatrice perché sono dislessico e mi fa fatica. 54 511 979 112 meno 54 504 078 615 uguale 790 milioni. Io per fare questa operazione, capite, di riempire un cargo da quant'era, 784 mi sembra, no, ho speso 790050 e allora dai, nemmeno così tanto. È un'operazione che va fatta in effetti 7 volte, no, mi sembra strano. Allora è 10.000 a volte, ho sbagliato qualcosa, lo rifaccio. Allora, 54 miliardi rimangono quelli, quindi facciamo 511 milioni 979.112 meno 504 milioni e 78.615 uguale 790. Ok, ora mi torna di più. Infatti non so che cazzo di calcolo ho fatto. 790049. Sette. Madonna mia, come casinarsi il cervello. Spero che abbiate smesso di guardare il video voi che volevate solo sapere lo script. Quindi mi è costato quasi un miliardo, porca puttana. Perché in effetti sono 100.000 almeno 70 volte. Non lo so. Bandiera bianca. Comunque questo è quanto spendete per fare questa operazione. Quindi se avete un bel po' di soldi ne vale la pena, altrimenti no. Aiuto. Aiuto. Ho bisogno di aiuto. Il mio cervello è fuso in questo momento. Comunque quello che dovete fare, finendo, ma già sapete voi che l'avete visto dall'inizio, è andare a Guatiti, vendere i meriti e fare questa operazione a ciclo continuo fino a che non arrivate a grado 5. E spero il video venga più corto del solito, dovrò fare mille tagli, vi ringrazio per la pazienza, chiedo a voi di Squadron Air One, che lo vedete in anteprima oggi 28 di agosto, di non condividerlo con nessuno questo video almeno fino all'11 settembre. Per il resto, Commodori, grazie, ci vediamo nello spazio, ciao!